Lo so, lo so, ve lo aspettavate io, ve l'avevo promesso, vi avevo detto che a fine calciomercato e aspettavo giusto la sosta avrei fatto la prediction di quello che io penso sarà un po' il piazzamento delle nostre squadre in Serie A e quindi di chi vincerà lo scudetto. È sempre una cosa molto divertente perché poi a fine anno, se non si avverano, arrivano i... le prese in giro. Però eh, mi va, mi va di condividere con voi questa cosa. Scrivetemi sotto nei commenti qual è la vostra prediction, la vostra previsione per il prossimo campionato. Io ho trovato assurdo chi l'ha fatto tipo tre settimane fa a, a calciomercato ancora aperto. Oggi ci siamo fatti tutta un'idea, è ovvio. Dopo tre partite abbiamo anche visto chi ha steccato, modestamente noi e chi invece sta facendo le cose come si deve quindi cappellino questo è l'abbigliamento da prediction con occhiali da donna perché noi siamo del milan e siamo quindi inclusivi siamo questo è un canale inclusivo raga iscrivetevi al canale lasciate un pollice in su a benzinero e mi raccomando eh, commentate sotto mi dite la vostra previsione partendo da chi a mio avviso retrocederà fino al decimo posto, vado un po' veloce se no a Natale siamo ancora dietro a fare la prediction e non è che voglio fare un video di 20 minuti, non so come fanno quelli che fanno i video da 20-25 minuti e come fate a seguirli perché dopo un po' ti stanchi. Quindi, prima cosa, retrocedono quasi sicuramente... Venezia all'ultimo posto per me. il Venezia ha fatto una squadra di scappati di casa. Si sta già, sta già facendo oltre quello, pensavo che aveva zero punti dopo tre partite. Calcolate voi. Defra, mi sa, ma anche quest'anno si retrocede. Vedo il Lecce al diciannovesimo posto e il Cagliari che senza lanieri. Per me ci saluta. Salvo che zitto, l'ovumbo faccia il campionato della storia. Poi a seguire si salva proprio sul fino di lana l'Empoli. Il Monza, sedicesimo. Il Genoa, quindicesimo. Il Como solo per il grano. Adesso è ultimo, ma con tutto il grano. Che ha loro presidente, si salva. Sono sicuro che alla lunga si salva. Il quattordicesimo. Finita la magia Tiago Motta. Per me al tredicesimo posto, vedo il Bologna. Perché? Perché ha venduto Zizè ha Venduto Calafiori e poi i miracoli si compiono una volta nella vita. Dodicesimo Udinese che adesso occupa i vertici, undicesimo Verona che qualcuno da retrocesso, ma io vi dico che è una gran bella squadretta. Si farà il suo campionato sereno all'undicesimo posto. E adesso cominciamo e adesso cominciamo. Al decimo posto io vedo la Lazio e vi dico anche il perché, perché credo che questa Lazio non sia la, la Lazio di Felipe Anderson, di Luis Alberto e gli manca un po' di qualità, d'altra parte però abbiamo questo DIA che attenzione lui ha fatto un grande campionato con la Salernitana il primo anno e per me è un bomber che può fare diversi gol e trovarsi bene e se Baroni continua con, eh, a provare le due punte chissà che questo decimo posto possa essere anche qualcosa di meglio però tutto il resto è un po' da scatafascio cioè, a me la Lazio come è stata costruita eh, ha diverse scommesse e comunque ha perso giocatori importanti al nono posto io ci vedo la Fiorentina Palladino, che tutti dicevano grande allenatore, non lo so. Io ci metto il punto di domanda. Ha iniziato con difficoltà sia in conference dove deve veramente mettere un santino, un deve accendere lui a fine. Eh, la paletta della conference dopo che ha passato i gol si è messo in ginocchio e ha dovuto accendere un cero a San Gennaro perché è passato solo per grazia ricevuta e in campionato non sta facendo molto bene. Ovvio deve ancora mettere Goodmunson, il fiore all'occhiello del suo calcio mercato, però non gli ho visto grande impegno, non so neanche perché hanno mandato Ambrabat al Galatasaray per poi trovarsi con tante scommesse hanno Adli, grande Adli, vediamo se riesce ad esplodere con la Fiorentina, però per il momento io la vedo addirittura dietro a un ottavo posto che è il Torino. Metto il Torino perché? Sette punti non sono una casualità, perché Vanoli per me è un grande allenatore, giovane, emergente, ha già dato una, una sua identità a questo Torino di squadra, e la, lo vedo bene, lo vedo bene per me, per me può fare un bel calcio a questa scommessa che Adams affiancato a Zapata, questo coco in difesa che per il momento oggi non sta facendo rimpiangere assolutamente buongiorno, ma davvero per me il fiore all'occhiello di questo Torino è proprio Vanoli Al settimo posto voi mi direte, tu sei, tu sei pazzo, tu sei pazzo, io ci vedo una scommessa. La scommessa di questa stagione, a mio avviso, sarà sicuramente il Parma. Il Parma sta bene allenato, il Parma, diciamo che la partita col Napoli, mm, non voglio fare polemica, però un po' gli è stata arrubata. E però ha tenuto testa al Napoli, in casa del Napoli, dove fino al 90 erano in vantaggio, dove vedo dei grossi talenti come Mann come Bernabé, come comunque il portiere Suzuki nonostante la cappellata fatta Bonni davanti, vedo una squadra assemblata bene, ma soprattutto che gioca bene erognosa, e rognosa e l'ho visto anche contro il Milan. Perché anche con noi ha fatto una gran partita il Parma. Quindi io ce la voglio mettere come sorpresa. Sapete, ogni anno c'è una sorpresa della Serie A. L'anno scorso è stato il Bologna e io ci metto il Parma. Al sesto posto, sesto posto. Attenzione. Vedo la Roma di Daniele De Rossi, una Roma costruita meglio del Milan perché sono andati a prendere Dovbic sono andati a prendere e hanno sistemato Selemaker con lo scambio Hebram, sono andati a prendere cune, gli mancava il centrocampista e poi adesso sono andati a chiudere con Ermoso, Perché? Perché gli mancava il difensore. Ermoso è un giocatore di livello che porta esperienza e che darà una grande mano alla difesa di De Rossi. Che, ha fatto, che si è ripreso bene facendo una grande partita contro la Juventus grande partita io intendo a livello difensivo poi gli è mancato quasi tutto se riescono a sbloccare a sbloccare Dovbic e Sule con Dovbic, Sule, Dybala fanno un signor tridente hanno comprato bene a centrocampo per me è una squadra che può fare il suo ottimo campionato e che metterà in e che si lotterà le prime quattro posizioni Cioè per me il quarto, quinto e sesto posto Io li vedo a pari merito Gli altri, il terzo, il secondo e il primo no Se ne vanno via Al quinto posto Al quinto posto A mani in cuore Perché ci volevo mettere l'Atalanta. Ci metto il Milan Il Milan quinto posto È un quinto posto di fiducia perché io guardo i giocatori del Milan e vedo che comunque non solo il Milan oggi ha delle problematiche. Perché anche la Roma alla fine ha due punti. Però vedo il Milan e vedo una squadra che se non arriva nelle prime quattro a livello di rosa è fallimento. Il problema è che ci sono troppe turbolenze all'interno. Avrei voluto metterlo anche al settimo-ottavo posto, perché la paura delle turbolenze che ci sono all'interno del Milan mi fanno vedere un Milan in una situazione drammatica, ma voglio diciamo spezzare una lancia eh, a favore comunque del valore della rosa e spero nella serietà dei miei calciatori che ricomincino a giocare a calcio e spero anche in Fonseca, spero che possa cominciare a, a ricucire un rapporto, uno strappo che si è creato con determinati giocatori e fare tornare a giocare il Milan a calcio. Però per il momento io lo vedo al quinto posto. Ovviamente quinto che se la lotta con la Roma e che se la lotta anche con l'Atalanta che vedo al quarto posto. Quindi io dico che il quarto, il quinto e il sesto posto possono variare. Può arrivare il Milan quarto come la Roma quarto, come come ho detto adesso l'Atalanta al quarto posto. Un'Atalanta che anche lei non è partita bene, però un'Atalanta che ha rivoluzionato completamente la zona d'attacco perché Kop Mainer è andato via e perché Scamacca si è rotto, tanto che con l'Inter, con la storia che anche Lukman ha avuto delle problematiche perché voleva essere ceduto, ha visto giocare in attacco Retegui, Brescianini e eh, Samarziz, squadra totalmente nuova lì davanti. Cavoli, squadra rinnovata bene però, perché a avere Samarziz, Brescianini, Retegui, anche Lucman sono convinto che con un po di tempo dategli tempo al gasp e il gasp vi cucina qualcosa di interessante come tutti gli anni terzo posto vi dico fino all'altro ieri io l'avevo messa al secondo posto perché per me ha costruito uno squadrone io credo che la Juventus abbia costruito una signora squadra che probabilmente non vincerà quest'anno. Perché ha delle carenze, cioè, io penso che la Juve abbia steccato eh, il non aver acquisito un vice Vlaovic a, di buon livello. Perché loro davanti hanno Vlaovic, ma il mio pensiero è con il doppio incontro, poi chi giochi come prima punta? Nico Gonzalez non è una prima punta e anche se giochi col falso 9 per me Nico non può farlo. Milik se sta bene i suoi gol li fa anche, ma però c'è l'incognita se sta bene anche Milik perché i suoi infortuni nell'arco dell'anno ce li ha e quindi io vedo una Juventus in grande rampa di lancio perché ha fatto uno squadrone perché ha un signora allenatore però però quel pareggio con la Roma mi ha fatto vedere comunque i limiti ancora di una squadra a cui però vanno inseriti tutti i nuovi perché l'ho messo al terzo e metto al secondo il Napoli perché sono convinto che alla lunga non fare la Champions inciderà sia a livello di infortuni che sia a livello di stanchezza proprio del singolo giocatore io vedo il Napoli una squadra che comunque nonostante inizialmente non mi sta piacendo perché anche col Parma ah, non meritava la vittoria però ora è arrivato Gilmour è arrivato anche Lukaku avete visto come si è inserito subito pim pom pam gol di Lukaku con Conte poi Lukaku rende sempre al massimo e il fattore non avere le coppe vedrete che alla lunga inciderà ed inciderà parecchio. E In più hanno il fattore Conte, che è un grande allenatore, e il suo lo darà sicuramente. Porta punti in più di una cosa. Sono certo, sono certo e, me ne, e mi duole da tifoso del Milan. Ovviamente mi duole dire queste cose, però ho notato tutte queste squadre qua non sono ancora squadra, non sono ancora un gruppo coeso. Forse la Juve un po' di più del Napoli perché si sta creando l'entusiasmo del sapere che è stata creata una grande squadra. Però l'unica che è squadra, l'unica che lavora da squadra, che ha una mentalità vincente a oggi è l'Inter, dove io sono convinto che quest'anno vinceranno il campionato a mani basse. Ma a mani basse vuol dire che vinceranno il campionato con più di 10 punti, anche quest'anno, perché è l'unica squadra che non ha cambiato nessuno, ha aggiunto, perché ha aggiunto Taremi, se l'anno scorso si poteva anche solo dire se si fa male Lautaro Martinez giochi con due, due ferri da stilo, perché Arnautovic e Correa sono due ferri da stilo e quest'anno se ti manca uno o l'altro ti gioca Taremi, giocatore di livello internazionale. In panchina, quando non puoi iscrivere la tua squadra titolare, ti giri e hanno zirischi e frattesi oltre ad Aslan. Hanno doppioni ovunque, hanno inserito anche dei buoni giovani, vediamo com'è questo palazzo, ma è proprio una questione di mentalità. E lì c'è la mentalità vincente. Poi ognuno poi può raccontare le sue minchiate di Marotta, League, quello che volete. Però eh, se analizziamo e vediamo bene le partite oggi potevano essere a 9, cioè il punto sono stati due errori clamorosi dei giocatori individuali di giocatori dell'Inter. Quindi per me quest'anno è un campionato che si chiude ancora molto presto e mi spiace perché sinceramente di rivedere l'Inter che vince mi fa bruciare e tirare il sedere, però quando bisogna essere realisti bisogna essere realisti. Ditemi la vostra e scrivetemi sotto nei commenti almeno, almeno le vostre prime sei posizioni. Ci vediamo domani.